Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, un possibile glitch dei soldi o give a car to friend o regalare un'auto ad un amico. Allora, i glitch per i soldi diciamo sono stati patchati, ce n'è uno solamente che è molto molto laborioso, quindi ho preferito proporvi questo come money glitch. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di una base operativa, un amico che vi passa un'auto, possibilmente fatelo con le LG RH8 perché sono quelle che dà più soldi, visto che paga solamente le modifiche, ragazzi. Quindi non mi fate sempre le solite domande, prima o poi vi metterò un tutorial sulle basi tecniche per fare i glitch, cazzo, perché sennò non lo capite. Allora, come dicevo, il vostro amico vi darà un'auto, la LG Retro Custom è quella più costosa che può avere, è quella che ci renderà molto di più di tutte le altre. Non passate auto di lusso perché vi darà il blocco delle 50.000. E la base operativa, ragazzi, la vostra base operativa, che dovete averla solo voi, non è importante se l'amico l'ha o meno, dovrà essere piena di veicoli, ragazzi. Quindi veicoli, in questo caso LG RH8, e in un altro garage dovremmo avere una LG RH8 normale da chiamare. Quindi andremo a chiamare questa LG RH8 mentre il nostro amico se ne andrà in un'attività, ragazzi. Quindi andrà in non so, un lavoro da titano o qualcosa del genere, e mentre sarà nell'attività o metterà diciamo sala chiusa, oppure uscirà quando glielo direte voi, fate come credete. Quando siete in questa schermata dovete aspettare una ventina di secondi. Allora, nel caso che vogliate che il vostro amico esca dall'attività, gli dite esci dall'attività quando siete in questa schermata nera. Nel caso in cui non volete, il vostro amico potrà tranquillamente chiudere la sala e voi non vi unirete, ragazzi. Il passaggio è semplice: dopo aver aspettato una ventina di secondi su questa schermata dovete pigiare X molte volte velocemente. Se vedrete la schermata della base operativa che si sta aprendo e voi starete entrando nella base operativa, il glitch non ha funzionato, ragazzi, e quindi dovrete ripetere questo passaggio. A questo punto, se tutto è andato bene, vi troverete come mi sono trovato io, vi dovete suicidare e respawnerete senza mappa, senza radar, senza un cazzo, insomma, e dovrete andare a cercare il vostro amico. Ovviamente a me mi ha messo un culo al mondo perché sono sempre fortunato io, e una volta che siete lì andate a cercare l'auto del vostro amico, prendete l'auto del vostro amico e la mettete nella base operativa. Vi comparirà un messaggio che vi dirà base operativa piena, fate la sostituzione e automaticamente l'auto che voi state sostituendo, cioè la LG RH8 con la LG Retro Custom, andrà a finire nell'altro garage in cui avete preso la vostra LG RH8 all'inizio, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, potete ripeterlo più volte, ragazzi, una volta dietro l'altra, però a patto che andate nel creatore e cambiate sessione. Questo glitch può servire come glitch dei soldi oppure come metodo per farvi passare le auto. Io qui ci ho capito un cazzo, però va bene. E sì, ho sbagliato l'uscita, ragazzi. Quindi a sto punto usate questo glitch, perché l'altro è veramente difficile, cioè non è difficile, sono molti molti passaggi. Una volta che avete fatto il glitch, io qui ho fatto un taglio, ma sarebbe stata lunga l'attesa del meccanico, chiamate il meccanico per poter utilizzare l'auto che avete dentro, sia se ve la fate passare, ossia se la state duplicando. Fate questo passaggio, ragazzi, dovete prendere una LG ovviamente dall'altro garage, da un altro garage,
e metterla a posto, al posto di quella RH8 che abbiamo appena messo, perché se usciremo dalla base operativa con la LG RH8 che abbiamo appena duplicato, ci farà scendere e non potremo accedere, a meno che non la sostituiamo con un altro veicolo come abbiamo fatto. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui, la live del contest alle 3 più o meno. Un saluto a tutti, al prossimo video.